A Lampedusa si registra un flusso inarrestabile di sbarchi e i trasferimenti continui non riescono a svuotare a sufficienza l'hotspot di Contrada Imbriacula. E c'è anche la protesta dei pescatori. Il servizio di Agnese Licata. Da settimane a Lampedusa arrivano tra le 1.000 e le 1.500 persone al giorno. È come tentare di svuotare il mare con un cucchiaino, dice il sindaco dell'isola, Filippo Mannino. I trasferimenti organizzati dalla prefettura di Agrigento sono continui. Oggi a bordo della nave della Marina Dattilo sono partiti in 600 e stasera, con il traghetto di linea, arriveranno a Porto Empedocle altri 250. Stamattina l'hotspot di Contrada Imbriacula contava quasi 3.600 ospiti. Con le partenze di oggi resteranno comunque ben oltre 2.000 migranti. Domani il sindaco avrà una videoconferenza con la prefettura e il Ministero dell'Interno per capire come organizzare meglio i trasferimenti. Ci sono stati dei disservizi e ritardi con la nave di linea, precisa Mannino, con il risultato che i pescatori hanno dato il via allo stato d'agitazione. Le navi non riescono più a garantire il regolare trasporto del nostro pescato, denuncia Toto Martello, rappresentante della categoria sull'isola. Il Ministero ha più volte pubblicato una gara per individuare una seconda nave, ma è andata sempre deserta. Intanto quasi tutti i barchini che arrivano a Lampedusa partono da Sfax. Sembrerebbe che dalla firma del memorandum tra Unione Europea e Tunisia i trafficanti stiano accelerando le partenze. L'accordo è stato criticato da molte associazioni non governative perché prevede oltre 100 milioni di euro per il governo del presidente Saied attraverso l'acquisto di motovedette, jeep e attrezzature per il pattugliamento delle frontiere e rimpatrio dei cittadini tunisini, tutto mentre nel paese aumentano le denunce di violenze contro migranti subsahariani.